Dunque, eccoci arrivati al ballo di Eter Parisi. Venite, venite. Sapete che sotto finale... Venite, che adesso c'è il ballo da Parisi. Vedrete che vi divertirete. Accomodatevi, accomodatevi. Accomodatevi. Prego, prego, dottore. Vada. Questa è Gagliarda, eh? Ma dica, casa vostra. Vuol far vedere al dottore una cosa così futile, superficiale, inutile, oltretutto chiassosa, abbia pazienza. Ma non vedrà che si divertiranno. Ma come si divertiranno? No, momento, ma cosa dicevi tu dal ballo di Eter? No, vedi, Raimondo, è che questo regista è uno preparato culturalmente, capisci? E allora mi sembra inutile fargli vedere un'esibizione così chiassosa, superficiale, inutile... Io ho fatto i giganti della montagna, non voglio essere confuso tra lazzi, balli e canti. Addirittura. Vedrai il mio ballo? Ma certo, cara, certo. Vado in platea a vederlo. Certo. Guarda che c'è un regista importante. Vengo, dottore, vedrà quanto è brava la Parigi. La Parigi, ma senti qui. E Rami? Vedrai il mio balletto? Sì, forse, adesso però non c'è fretta. È tardi, lo presento e via, via, vai, vai a prepararti, vai, vai. Cos'è? Sei di nuovo indisposto? Ma quale indisposto? Ma ancora ti ricordo quella cosa lì? Non dar retta a Sandra. Vai, vai, per favore, vai. Ah, certo, io vado. Sì, certo, ciao. Vai. Ciao, 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 ciao. Allora, eccoci. Arrivati faticosamente al ballo di Eter Parisi, al rock di Eter Parisi, anzi, ai tre rock di Eter Parisi. L'ho detto 20 volte.